Benvenuti a Compila, quindi va. Eccoci qua. Bonsoir, bonsoir. Perché abbassiamo un po' la musica, che ci dà un po' troppo alta. Yeah. Più bassa, un po' più alta, un po' media, boh, fine. Dai ragazzi, che giovedì. Benvenuti a chi c'è, chi non c'è, non so chi c'è perché non vedo un tubo su questo. Non riesco a vedere perché ho cambiato un po' di cose, devo ancora finire di sistemarle, ma quindi non so mai chi è collegato, chi no, ma intanto buonasera Muzio, ben arrivato. Perché non si legge? Perché c'ho il fondale un po' scuro, c'è un colore di sfondo e c'è la chat che è un pochino, vedi, a non fare il beta testing. Il problema è che se la metto chiarissima, come dire, beh, si vede, ma si vede, non si vede perché fa un po' schifus, però vabbè. Bradipo ritmico mitico, che nick, un nick veramente innovativo. Ben arrivato, benvenuto, first time chat, quindi veramente la prima volta che passi. Sto cercando di impostare un colore che non faccia schifo sullo sfondo, ma mi sa che tra un po' lo metto bianco, così è un po' più, tanto più o meno, come dire, peggio di così. Facciate nere, quindi. Ma quindi Delphi torna indietro di 25 anni? No, in realtà no. Il motivo per cui faccio queste live. Adesso lo metto bianco. Però bianco è veramente un pugno nel. Che poi io non c'avevo il mio sfondo. Il mio wall. Ok, niente, dovrò rivedere un po' i colori della chat perché chat nera su nero ovviamente non è il massimo, ma lo sfondo bianco è un po' un pugno, è un pugno in un occhio, ma se io lo togliessi completamente tutto sarebbe tutto nero e quindi non si vedrebbe una mazza. Però la chat non c'ha lo stile CSS background color. C'ha come background color il bianco, mentre se lo mettessi scuro, a parte che mi sa che non mi sta considerando lo stile, quindi metti il wall, infatti è meglio mettere il wall e classico wall. Poi farò il debugging, quindi farò il test. Dicevo, torno indietro di 25 anni perché molti pensano che, diciamo, Delphi si afferma 25 anni fa, ma in realtà non è così. Questo testo che sta ballando adesso lo posiziono dove deve stare, ok, è un po' lungo, ma ok, adesso va bene, così ce l'abbiamo fissato. C'è la chat che un po' sborda, ma portate pazienza. Infatti devo provare queste cose, come dire, in live per sistemarle come si deve, ma la riduco un po', voilà, così è a posto. Ok, lasciamola così. Dicevamo, quindi Bradipo, hai usato Delphi in passato perché molti lo usano a scuola e quindi il motivo per cui lo porto in live, ho deciso di, ecco, tra un po' esce la 12, sì, infatti non ho ben presente il
il timing, la 12 è la versione di Delphi che è attualmente in cantiere sotto beta test, cui non si può dire nulla a riguardo, quindi sviluppavo col primo Delphi 16 bit nel 96, immaginavo che comunque fosse... Beh, dopo è arrivato Delphi 2 a 32 bit e da lì diciamo che l'ultima versione è di qualche mese fa e ne sta uscire per una, ne sta per uscire, coniughiamo bene i verbi, una nuova a momenti. Lo porto qui su Twitch perché vabbè, ci sono tanti sviluppatori che streamano, che seguo, che portano JavaScript, portano .NET. Anch'io ho portato un po' di Python, un po' di JavaScript proprio qualche settimana fa prima di fermarmi ad agosto, non perché fossi in ferie, perché le ferie le ho fatte prima, sfiga, che se ne sono già andate, però anche perché un po' la gente era fuori, era al mare, era un po' a divertirsi, quindi ho fatto, come dire, un po' di pausa di riflessione e dovevo lavorare un pochino di progetti sia lavorativi ma anche, come dire, personali, portare avanti un po' di cose, preparare materiale per percorsi, insomma un pochino di cose di questo tipo e niente, quindi porto appunto Delphi in live proprio anche per avere un po' di demo, di dimostrazioni, far vedere che insomma l'ambiente non è quello di 25 anni fa, ma la sua storia continua da 25 anni, quindi si è festeggiato di recente il 27esimo anniversario, perché comunque dal 95 Delphi continua a vivere. Molti pensano appunto che sia finito, che sia vecchio, ma in realtà come Python, che è stato creato nello stesso periodo, come Java, come JavaScript e tante altre cose che sono nate allora, continua la sua vita, continua a essere aggiornato e anzi nel corso degli anni è stato arricchito di tante belle cosine, come la possibilità di compilare non solo su Windows ma anche su Android, su iOS, di fare delle applicazioni desktop, di fare delle app, di fare dei servizi. Ho fatto dei talk e dei seminari sull'uso con Docker, sulla creazione di microservizi, quindi in poche parole il linguaggio non è morto e l'ambiente non è morto assolutamente, ma è ancora supportato. Ha i suoi costi, e questo è vero, altri prodotti sono open source, ma come si è scoperto un po' in questi giorni, che lavorando su .NET c'è stato una libreria open source che si usa per il mocking, è stata integrata con una specie di aggeggio, una libreria che quando si compila, come dire, si compila il programma, come dire, manda la mail in formato hash a un server che, confrontandolo con GitHub, va a vedere se l'utente, come dire, è tra gli sponsor di quel progetto. Insomma, anche l'open source inizia un pochino a muoversi per ottenere poi i fondi che servono, perché è vero, open source è bello, open source è gratuito, eccetera eccetera, però il discorso è che però molti progetti che sono scaricati milioni di volte e utilizzati da tanti, giustamente devono avere il suo backup economico, perché altrimenti è, come dire, senza quello non ci si può lavorare, come era successo con il caso di Log4j. Log4j, il tool per il log di Java, quando c'è una vulnerabilità, ovviamente ci si aspetta che venga corretta, ma ovviamente il software, anche se non è un abandonware, ci si sta lavorando, se non è, come dire, finanziato e però è usato da milioni e milioni di progetti, finisce che chiaramente è un po', diciamo, una cosa un po' ingiusta da questo punto di vista, e quindi come dire, ci sta da un certo punto di vista utilizzare i tool gratuitamente, però
chi scrive software lo fa a pagamento, quindi se il tool è gratuito, in qualche modo c'è un altro modo con cui eventualmente si recupera o l'intento di pubblicizzare qualcos'altro, altrimenti se si paga il tool di sviluppo si paga perché supporti le cose che i suoi utilizzatori si aspettano che serva, e quindi ovviamente non si può accontentare tutti da questo punto di vista, però anche sul cosiddetto software open source o free, che spesso viene interpretato come gratis, ci sono un po' di considerazioni da fare, ecco, da quel punto di vista. Quindi, questo è il motivo per cui prevalentemente, quindi anche se ogni tanto parlo di altre cose, perché poi io sono programmatore di lunga data, si vede che adesso ho un po' la barba un po' lunga e si vede che è bianca, quindi si capisce che sono, come dire, programmatore di lunga data, come dire, siamo... Mi piace, diciamo, un po' tutti, seguo un po' tutti i linguaggi di programmazione, li ho utilizzati un po' tutti, qualcuno più, qualcuno meno, lavorativamente parlando, però ecco, su Delphi c'è un rapporto particolare, non è quello che uso magari di più, va un po' a periodi, però grosso modo qualche consulenza, applicazioni e qualcosa ce la faccio sempre. Il resto è un po' JavaScript, un po' .NET, insomma un po' altri linguaggi, altre tecnologie che comunque apprezzo, però almeno su questo spazio, su Twitch, mi piace in un certo senso, come dire, mi piace parlare di quello perché è meno trattato e quindi è una nicchia, quindi sto scavando una nicchia in una nicchia, quindi... Però mi piace anche perché, come per il tema di questa sera, che... ho scelto un po' per ripartire perché avevo letto un blog post su questo tipo di applicazione, cioè il fatto di fare un visualizzatore di immagini. Se mi mangio le parole, e quindi non posso mangiarmi le parole perché sono a dieta, e quindi dicevo, vabbè, parte sta cazzata, mi mancano gli effetti sonori tipo il rollio di... però ci sono quelli della chat che si possono usare, tipo: per me è una cagata pazzesca! No, questo era il resto. Stavo dicendo? Niente, no, mi piace portarlo perché comunque con questo linguaggio si riesce sempre a fare qualcosina di pratico e di ricreativo che più o meno nell'arco di una o due live si completa e grosso modo si riesce a fare un po' più o meno tutto, e quindi... qualcosa di funzionante, di utilizzabile. Quindi nel corso del tempo, ormai sono 2 anni e mezzo direi che ho il canale aperto e che faccio un po' di queste live, e abbiamo fatto un po' di tutto, qualche giochino cross platform, qualche applicazione di utilità anche da utilizzare qui, ad esempio per mettere messaggi in sovrimpressione, per fare dei giochi online deformando delle immagini. Abbiamo fatto un po' di tutto, ecco, da questo punto di vista. Questo per dire che cosa? Insomma, che grosso modo è un coltellino svizzero Delphi che è molto comodo da utilizzare per realizzarci un po' tutti i tipi di applicazioni, quasi tutti i tipi di applicazioni. Ecco, poi col supporto cross platform, io penso che molto hype, cioè c'è molta eccitazione attorno a, non so, il, come dire, attorno a Rust, attorno a Flutter, però nella sua nicchia ha un suo senso, sia per semplicità di utilizzo dello strumento, parlando di Delphi, sia dell'ambiente, sia del linguaggio, che comunque sempre è leggibile, sempre chiaro, e quindi io lo prediligo rispetto a molti altri tool, perché grosso modo fanno più o meno quelli che fanno lui, tranne un aspetto, mentre lui in generale li copre tutti. E poi c'è anche il vantaggio del RAD, di avere degli strumenti RAD che quindi consentono anche uno sviluppo accelerato, cioè si concentra sul progetto dell'interfaccia, non ho bisogno di scrivere codice e scrivere un colore e vedere con un hot reload che il colore che ho scelto mi piace in base al codice che ho scritto, ma scelgo il colore, scelgo il progetto visualmente come magari si dovrebbe fare,
Poi sì, per un giusto, quello che dice Muzio, per gli hobbyisti o per chi sviluppa un progetto open source, c'è una versione community gratis che è aggiornata al top della versione attuale, che è la 11, quindi la 11.2. Oddio, mi è venuto un dubbio. Adesso ce l'ho aperto, vado a vedere. Perché mi confondo vecchia e nuova. Allora, questa è la, no, c'è l'update 3, ok, 11.3, perfetto, quindi sono, che è l'ultima del filone 11, perché sta per uscire tra un po' di tempo, uscirà la 12, non si sa ancora bene quando, ma penso che non tarderà molto, perché ha la compatibilità, la cosa già, almeno tra quelle già annunciate, quindi 11.3, grazie per la conferma, perché ho avuto un momento di sono dovuto andare a vedere. E quindi la 12 avrà, come dire, il supporto per l'SDK più recente di Android, quindi ci sono alcune cose che sono un po' forzate dai soliti produttori, quindi quello è anche il motivo per cui conviene aggiornare. Ciao Power, benvenuto, ben arrivato. E quindi penso che uscirà tra non molto, anche se non si sa mai bene di preciso il periodo, ma secondo me tra oggi e fine settembre, forse ottobre, non lo so, lì effettivamente non sono state fornite date a riguardo, quindi c'è solo un programma beta che viene pubblicizzato via mail per chi lo vuole seguire o vuole dare un contributo, che ha la subscription poi in realtà, quindi non è che sia aperto a tutti. E che è stato pubblicizzato nei blog, per cui chi vuole provare può provare quello. Quindi al momento la community, adesso non mi ricordo se, allora, così, questo è il sito ufficiale di Delphi, però lì si trovano anche gli indirizzi della community, se qualcuno vuole rivedere, collegato in chat, magari interessato alle precedenti live, c'è il spam, l'indirizzo del mio canale, così lì di solito vado a caricare tutte le live passate, così rimangono un po' a futura memoria, perché da Twitch spariscono, e ogni tanto è bello andare a vedere un po' quello che è stato portato, e cioè, abbiamo fatto veramente un sacco di roba in questi anni. Poi stavo pensando se ci sono altre news, no, a parte la pausa di agosto che è stata fatta, c'è il tower, no, niente, guardavo la pausa di agosto, per il resto quindi riprendiamo, e l'obiettivo di questa sera è creare questa app per visualizzare delle immagini. È un progetto molto semplice in realtà, però era giusto per, come dire, carburare un po' e ripartire così, con qualcosa di semplice, ma lavorando sempre su Delphi devo sperimentare un po' di cose per le future live, quindi sto mettendo giù un po' qualche argomento che si possa portare a trattare, anche se la cosa che mi piacerebbe molto fare è una serie di live che parlano di Delphi partendo proprio da zero, quindi una sorta di potremmo quasi definirlo un corso, quindi partendo proprio da zero, quindi sicuramente per chi segue è già un delfista sarà un po' più noioso, però magari qualcuno che vuole avvicinarsi, perché la mia idea era quella di farlo come prodotto in sé, però non so se troverò mai il tempo, non so se troverò mai il modo, magari se c'è, come dire, modo di, si può vedere, però sarebbe anche magari carino farlo come live in generale, perché c'è la cosa bella di avere una chat, di avere, come dire, e magari partendo da zero, insomma, chi ha visto le live precedenti vede un po' le potenzialità, però in quel caso proprio si vanno a vedere anche proprio nei minimi dettagli l'ambiente in sé, come funziona, quali cose si possono fare, poi i vari progetti, come creare magari qualcosa di strutturato. Ecco, quindi l'unica cosa è che magari diventando una serie un po' lunga, non so se verrà noia, però
eventualmente potrebbe essere interessante affiancare una live di tipo diverso, così se qualcuno è interessato a questo segue questo, se qualcuno è interessato, ed eventualmente magari farla in concomitanza con YouTube, con Twitch, cioè avere aperti tutti questi canali in modo che rimanga in diversi punti e si, cioè, un po' una sorta di esperimento, quello, una cosa che sarebbe interessante provare, perché comunque gli strumenti ci sono, li abbiamo a disposizione, le cose ci sono. Non so se il wow era riferito a questo, vabbè, ma nel caso ci sia dell'interesse tanto meglio, questo mi dà l'idea che magari può essere una buona idea, quindi perché sì, ci sono delle risorse, dei video, però visto che noi parliamo in italiano e trattiamo l'italiano nello specifico, quantomeno sì, tipo quella su Python era molto molto elementare, e diciamo che era un po' più strana perché io studiavo mentre provavo, quindi è un po' come studiamo assieme. Lato Delphi in realtà può essere lo stesso, perché sono alcune cose che non è tantissimo che a volte, cioè, le uso, però le do per scontate, ma magari ci sono quei dettaglini come qualche shortcut o qualcosa per fare le cose in maniera più rapida, che magari mi dovrei un attimo rivedere, ma è anche il motivo per cui non voglio mettermi a fare una cosa troppo, come dire, troppo ufficiale, troppo curata, perché dopo devo mettermi lì a curare le pistolatine, fare, non so, il frontespizio, tagliare, cioè mi richiede una post-produzione che non ho purtroppo il tempo di fare, però quest'idea volevo in un qualche modo portarla avanti, quindi magari lì vedremo un attimo se ci sarà l'opportunità, però non è una cosa che adesso andrà avanti, magari dipende da quando arriva la prossima versione di Delphi, che potrebbe essere da un lato potrebbe essere interessante. Mi fa piacere che bellissima idea il corso da zero, sì, poi in realtà può sempre servire, perché so che ci sono software house dove come dire, prendono gente, e quindi dovendole formare magari uno dice vabbè, vatti a vedere il, come dire, il corso o il... È anche vero che sì, in varie live se si riesce a vedere poco in poche ore diventa molto lungo, mentre magari fatto lezioncine potrebbe essere anche un po' più fruibile, ecco. Però da quel punto di vista magari il fatto che sia interattivo e si possa fare domande può essere più utile, più esteso, quindi vabbè, ci si può provare. Intanto magari si parte con una carrellata e poi si va in profondità, così dovesse essere un esperimento, come dire, fallimentare, perché comunque ci sta che magari possa anche non piacere, quello che si fa almeno rimane, ha un suo senso. Se invece è ok, uno potrebbe andare avanti e approfondire, però ci sto ancora un po' pensando e lavorando, quindi vedremo un po', adesso ci penserò bene, perché voglio fare una cosa comunque fatta bene, nei limiti ovviamente delle mie capacità, che non sono uno streamer e quindi non faccio ASMR. bien, quindi detto questo possiamo provare a lanciare il nostro ambientino e potremmo provare a cimentarci. Infatti un esempio può essere il video di Alistair, quelli ce li ho molto come modello, quindi pensavo proprio a una cosa del genere, ma li immaginavo, perché siamo in sintonia, immaginavo che qualcuno l'avrebbe, che sono molto carini, sono in inglese ma sono molto brevi, ti fanno vedere quella feature e esatto, che danno l'idea. Quelli sono fatti molto bene in un certo senso, ed è una delle idee che avevo, cioè il fatto di copiarlo spudoratamente, non nel senso di copiare esattamente quello che fa lui, perché insomma, voglio dire, non è neanche fair nei suoi confronti, non sarebbe neanche proprio giusto clonare e fare le stesse cose, però ecco, sulla falsa riga di quello. Poi ha fatto anche un talk in una recente conferenza nel bootcamp che hanno fatto nel Coding Camp a metà agosto, c'è stato, io non conosco, Alistair è uno sviluppatore Delphi che ha un canale YouTube, adesso
lo vado a cercare così ve lo segnalo, e fa vedere cos'è Delphi Movies o qualcosa del genere. Delphi Movies, anche un sito che è Movies TV, Delphi Movies Alistair, adesso lo cerco, Delphi Tutorial by Alistair, non mi ricordo come si chiama il sito, Alistair Christie, sì, forse lo cerco con nome completo, lo trovo, learndelphi.tv. C'è scritto un paio di libri, sì, c'è il libro Coding Faster e Learn Delphi TV, adesso ve lo trovo, così ve lo incollo anche in chat, perché c'è, diciamo, un canale YouTube, però c'è anche il sito che parte da, eccolo qua, così c'è proprio il link cliccabile. E sì, no, il sito è molto bello proprio perché ci sono vari movies, ormai ne ha fatti veramente una caterva, infatti penso che leggo 221 e penso sia il conteggio del... però anche lì c'è un free content, un premium content, anche lui giustamente, insomma, cerca di... però ecco, ci sono 200 movie... le azioni, tricks, form creation, cioè c'è un po' di tutto. Ecco, da questo punto di vista cioè lui va proprio per come dire, si focalizza su un tema, sono 7-8 minuti, alcuni sono anche importanti perché molti sviluppatori non, tipo quello sulle azioni, molti sviluppatori non le usano, quindi codificano tutto nei vari click dei vari menu, e invece imparare a usare le azioni è una cosa fondamentale, anche perché sono veramente facili e sono, secondo me, uno strumento che una volta che si imparano a usare non si può fare senza. Però ecco, da quel punto di vista, e come creare finestre, come creare una finestra però in un secondo momento non caricarla all'avvio, cioè sono cose un po' di base, però chiaramente per chi inizia, diciamo che il loro non c'è proprio un filo logico, ecco, sono tanti temi dove si focalizza su uno, però ecco, se uno se li guarda tutti, diciamo che grosso modo un'idea di quello che si può fare, mentre video più sul corso sono, diciamo, ordinati, cioè si va in, è una cosa molto simile però seguendo un filo, nel senso, ok, questo è l'ambiente, queste sono le cose che puoi fare, vediamo come creare un'applicazione, tanto per avere un'idea, poi ok, che componenti abbiamo usato, quali possiamo utilizzare, costruiamo un'interfaccia, creiamo delle finestre, cioè è una cosa che ha un, come dire, un crescendo dal punto di vista della complessità, mentre nel suo caso è un po', come dire, a salti, però ci sta, cioè comunque un'idea è un'ottima risorsa, e quindi ammetto che alcuni li ho guardati, ho smesso di guardarli, ma in realtà dovrei farlo, perché secondo me sono ottimi dal punto di vista, ecco, l'ideale sarebbe quello in italiano, non perché ci sia un amore verso l'italiano, però in inglese ci sono già i suoi filmati, e siccome io in inglese non sono fluente, anche se mi guardo Friends in inglese abitualmente, perché è impossibile guardare in italiano. Se non avete mai visto quella serie storica e se l'avete vista in italiano, guardatela in inglese, con i sottotitoli in inglese, perché la versione italiana è completamente un altro prodotto, quindi, ed è molto, se avete gente che deve imparare l'inglese è perfetto, perché l'inglese americano si capisce, e quindi, così, come suggerimento. Io ho iniziato un po' a approfondire l'inglese perché avevo fatto una proposta di un talk in inglese per CodeMotion, oggi mi hanno mandato la mail e mi hanno scritto che non è stato accettato, mi hanno scritto che è una decisione sofferta, boh, una serie di cose che secondo me le scrivono a tutti, però vabbè. Tanto io me l'aspettavo e sarebbe stato, come dire, molto improbabile il contrario, quindi in quel caso... vabbè, però tanto vale provarci, quindi
avevo fatto una proposta di parlare appunto di sviluppo mobile usando Delphi, però so che ci sono altri sponsor, altre tecnologie, quelli sono un po' concorrenti. Sono arrivati 500-600 proposte di talk, perché è una conferenza iper grande. Io qualche conferenza l'ho fatta, ma non sono magari un conferenziere così chissà quale, quindi ci sta che alla fine vada così, me l'aspettavo, però tanto vale provarci. Però sono 2 anni che ci provo, il terzo diciamo risparmio un po' il tempo, perché vabbè, no, alla fine cioè, come dire, va bene provarci, però come poi con una ragazza, se la seconda volta ti dice no, forse è meglio lasciar perdere. E quindi più o meno lì è la stessa cosa, ecco, diciamo. E mentre ho mandato proposte di talk per i TDEFCON, che è una conferenza che ci sarà a ottobre, ecco, questa è una news che magari, se vi può interessare, vi lascio il sito, così facciamo anche lo spazio delle news. L'altra volta avevamo inaugurato lo spazio delle news, ma questo è il sito della conferenza, e quindi in realtà le proposte le ho un po' concordate, le ho mandate oggi, non so se vanno bene, se sono da correggere o qualcosa, però dovrebbero andare bene. Sul sito c'è la mia faccia, e quindi infatti ho detto, ma è strano che sono già inserito, spero che sia di buon auspicio, che non siano sbagliati. Ah, perché poi mi fa piacere, insomma, conferenza Delphi, quindi insomma, partecipare, fare il possibile per... è che cerco sempre di trovare qualcosa di nuovo, solo che, come scrivevo qualche giorno fa su Telegram, un gruppo di delfisti che abbiamo, Delphi Club Italia, generalmente su altre conferenze è più facile, con Delphi è un po' più difficile trovare dei contenuti nuovi. Per esempio, so che alcune conferenze .NET, usavo questo esempio, sono delle conferenze .NET dove ogni anno, ad esempio, ho notato che c'è la stessa persona che porta, ad esempio, come creare Web API con .NET Core, l'anno dopo ha portato .NET 5, l'anno dopo creare Web API con .NET 6, quest'anno creare Web API con .NET 7, quindi siccome le versioni .NET si aggiornano ogni volta, cambia il modo di fare la stessa cosa che facevi 10 anni prima, ogni anno hai qualcosa di fresco da raccontare per fare però fondamentalmente le stesse cose. Ecco, invece in Delphi le cose sono, non parliamo di conferenze JavaScript dove in mezzo le cose cambiano, ecco, probabilmente da adesso, quando la live finirà, alcune cose saranno già cambiate in quell'universo, quindi cambiano di ora in ora, e quindi è molto più facile magari trovare qualcosa di cui parlare, ma ci sono molti guru e quindi anche lì diventa difficile. In Delphi il problema qual è? Che alcune cose sono così da anni, non hanno ragione di cambiare e quindi non cambiano, per cui c'è un utilizzo, c'è un valore molto alto del codice scritto anche anni fa, che non è che diventa legacy, ma non è necessariamente legacy da abbandonare, ma lo si può tenere per farci dei progetti, cioè per migrarlo e, come dire, rinnovare il progetto senza buttare via quello che è stato già scritto, perché molte delle librerie e delle sintassi sono perfettamente compatibili all'indietro. È una delle caratteristiche ottime di questo ambiente, financo a versioni molto vecchie. Ecco, diciamo che certe applicazioni con una certa complessità, se andiamo nelle versioni pre-Unicode tipo 2009, precedente al 2009, ecco, diventa già un po' più difficile, ma dipende anche da come il codice è stato scritto. Cioè, se leggete la lunghezza di una stringa usando la funzione length, è ok. Se andate a vedere la struttura fisica dei byte in memoria e contate i byte e dite tot byte, tot caratteri, ecco, quello ovviamente non funziona più, perché con Unicode il numero di byte per i caratteri è minimo 2, ma è variabile a seconda dei caratteri, quindi non funziona più come... E quindi se si fa un approccio di quel tipo non si riesce a farlo funzionare in questo modo. Però la compatibilità indietro è abbastanza forte, quindi devi trovare qualcosa di nuovo che non sia già stato trattato, che da andare a raccontare a gente, tra l'altro, che è lì che ti ascolta e che ne sa molto più di te, magari. Perché io poi un po' di cose mi interesso, ma non riesco a... cioè ci sono
persone che portano avanti dei progettoni da milioni di righe di codice, io li ammiro a volte, perché sono software di una complessità, perché Delphi si espande un po' in non esiste categoria meteorologica. C'è una bellissima slide di una presentazione di Embarcadero, che sono i produttori di Delphi, che contiene, diciamo, tutte le aree dove più o meno c'è un software di certe dimensioni fatto in Delphi, dall'automotive alla gestione petroliere, squadre di Formula 1, con la telemetria, business, economia, finanza, gestione del mercato azionario, cioè sono talmente disparate, automazione industriale, sono talmente i trasporti, ci sono talmente categorie disparate dove almeno c'è un software un po' grandicello scritto da una software house ed è che è un po', come dire, conosciuto nell'ambiente, quindi c'è questo motivo per dire progetto che segue circa 2 milioni di righe. Ecco, magari a volte è troppo copia e incolla, però io ne sto vedendo uno per un cliente in questi giorni. Adesso stiamo un attimo in stand by perché è un passaggio di consegne, quindi bisogna recuperare i sorgenti. È un progetto, tra l'altro, del F7, quindi abbastanza vecchio, ma ci sono almeno 200 finestre dentro questo progetto, qualcosa di... Quindi aprirle tutte, vedere i componenti, trovare i componenti, però, come dire, li abbiamo trovati, siamo riusciti a compilarlo, siamo riusciti a avviarlo, e quindi è un progetto dove sì, il codice non è bellissimo, però, come dire, se 2 milioni di righe di codice fattorizzato è un bel progetto. Tra l'altro la cosa bella di Delphi è che ci vorrà un pochino per compilarlo. Delphi è scritto in Delphi? Sì, in parte, però non tutto, ma buona parte. Sì, è una cosa che si dice spesso, cioè che anche le idee di Delphi sono package scritti in Delphi, caricati dentro la Delphi, quindi Delphi 7, 20 anni, sì, infatti è un progetto... E vabbè, lì non so se si può dire, però ha a che fare col settore caseario ed è un software che è distribuito in varie aziende grosse, caseifici di grosse dimensioni, che producono un formaggio molto famoso, soprattutto dalle mie parti. Quindi infatti sul software c'era la sigla, quando mi hanno detto guarda che è quella sigla, quelle iniziali, è il nome del formaggio, di due tra l'altro tipi di formaggio, quindi... Per cui stiamo scrivendo un progetto tutto nuovo, quello da 2 milioni di righe è un progetto nuovo. Cioè, io ammetto che avrei difficoltà a gestire un progetto di questo tipo, perché è ben... No, per cui insomma, queste sono caratteristiche apprezzabili. Ovviamente, cioè, sono i pro, i contro... costicchia è quello, vabbè, a volte esce con più bug di quelli che ci vorrebbero, ci vogliono un po' di fix per metterlo a posto, soprattutto quando ci sono quelle funzionalità di migrazione, come dire, tipo il passaggio ALSP, la tecnologia che adesso usa per il code insight, cioè per il completamento automatico. È stata una migrazione un po' dolorosa perché è stato tolto un sistema e messo un sistema completamente nuovo che ha, come dire, le sue cose futuribili, perché è stato giusto introdurlo, però, come dire, riscrivere completamente una parte, è chiaro che le cose non funzionano come funzionavano prima e secondo me l'hanno tolto un po' troppo presto, ma, come dire... Mica un formaggio che si grattugia, yes. Ciao Sandro, avevi già scritto, non ti avevo, no, forse c'è l'ad in progress, e quindi vabbè, intanto abbiamo Delphi, e così se no facciamo solo delle chiacchiere stasera, anche se mi piace fare le chiacchiere, quindi così iniziamo a lavorare un po' al nostro progetto. Poi intanto sento la musica in sottofondo, spero che non sia troppo alta perché arriva più o meno a metà, e quindi non so se fidarmi o meno. Adesso l'abbasso un altro pochino, così
così sono sicuro che vada bene. Quindi allora, intanto mi bevo un goccio d'acqua. Dicevo prima, è un formaggio che si grattugia, tutti e due, perché in realtà sono tutti e due, quindi perché il software ha una sigla che richiama tutti e due i formaggi un po' più famosi nel nord Italia, nella zona Emilia e Lombarda, quindi per cui... Ciao Sandro, non so se eri già arrivato prima, non ho visto un messaggio, ma forse no. Ok, quindi direi che possiamo iniziare a fare anche qualcosa, perché sennò sembriamo, non vuole essere troppo pigro. Dunque, da dove è partita l'idea di fare questa applicazione? Da un blog post. In realtà poi io ho scritto l'indirizzo della conferenza, sì, ok, ne stavo parlando, poi ho interrotto. Volevo dire, c'è il 26 e il 27 ottobre, quindi se volete partecipate, che c'è l'early bird, quindi Reggiano e Padano, non si doveva dire, ma comunque è fin troppo facile questa cosa. Quindi la IT non si può dire, io non ho detto niente, quindi come si dice su Twitch, mi dissocio con stare attenti a dire. Lo dicevo, la conferenza c'è il 26 e 27 ottobre, che sembra tanto in là, ma non è così in là, e non lo sto dicendo a voi, ma lo sto dicendo a me stesso, perché poi non come dire, devo preparare le cose, quindi se tutto va bene mi dovrò mettere sotto, anche perché una sessione sarà proprio su Twitch, e quindi devo preparare un po' di cose che mi saranno utili anche nelle live, però come sempre questo è un po' come, io mi butto sempre in cosa che è come fare il bungee jumping andando fino in cima e mettendosi il mollettone, poi dopo ti tocca di buttarti, perché se torni indietro fai una brutta figura, ma comunque quindi 26-27 ottobre non mancate, c'è l'uccellino, early bird ancora per qualche giorno, il sito è quello che vi ho girato prima nella chat. Se venite a Roma, come Atla, Imar Roma Sbabbari, se tutto va bene ci sarò anch'io, ci si vede là, e quindi ok, quindi dicevamo, la nostra applicazione di stasera nasce da un'idea. Adesso se ritrovo l'articolo, perché ho aperto un po' di pagine, questi browser diventa sempre più voraci di RAM. Il problema è che Firefox e Chrome sono tutti uguali e nessuno ti dà, che è questo qui, è il blog di Softacom, che ha ogni tanto pubblica qualche articoletto abbastanza interessante, quindi lo tengono aggiornato. Mi hanno anche proposto di scrivere articoli, cioè, però purtroppo faccio una fatica, non avrei avuto il tempo, quindi soprattutto per farli di una certa qualità. E ci sono un po' di tutorial, un po' di cosine che mi piacerebbe fare. Adesso questo è molto easy, però come fare una chiamata REST, quindi qui c'è proprio un po' tutta la spiegazione col codice, la proposta di un API da usare, questa position stack, c'è proprio il passaggio 100%, ci sono un po' di cosine interessanti, fare chiamate a REST, accedere ai dati di Facebook da un'applicazione FMX, qualche intervista, sono un po', come dire, categorizzati, in giro si trova un po' di cose, quindi come dire, interessante come blog. Tra le varie cose ho trovato questo articolo su come fare appunto questa applicazione, che dovrebbe visualizzare immagini però senza presentare possibilmente interfaccia o altre cose, perché come dire, in un certo senso è inelegante mentre fai un broadcast far vedere un... In realtà io uso un image viewer
scaricato, che è più, come dire, ti mette proprio l'immagine basta a tutto schermo, e quindi sarebbe già più o meno il risultato che vorrei ottenere. Cioè non è che lo si fa. Ecco, qui viene proposto come VCL, quindi progetto VCL. Mi piacerebbe invece farlo con FireMonkey, e poi stavo pensando anche magari con Skia, perché non mi ricordo se l'ho reinstallato, perché l'avevo disinstallato per installare l'upgrade, ma per creare questa applicazione che fondamentalmente fa scegliere, come dire, un'immagine, e come dire, scelta l'immagine, ci fa, come dire, visualizzare l'immagine a tutto schermo, quindi questo è con uno sfondo neutro. Poi ci sono un pochino di suggerimenti su come correggere le dimensioni per renderla, come dire, adattabile. Ci sono vari step, quindi era carino, come dire, produrne uno, anche perché in realtà un progetto simile dovevo farlo tanto tempo addietro, in, così come hobby, per un una persona che mi ha chiesto, siccome ha un negozio, quando se ne va c'è una TV esposta in vetrina, mi ha detto: ma non si può fare un programma che mette dell'immagine e fa tipo slideshow? Gli ho detto: si fa in 5 minuti con Delphi. Il problema è che quei 5 minuti non li ho mai trovati, e quindi ho detto: boh, così colmo anche un debito, che in realtà poi sono passati 5 anni, quindi non penso che stia ancora aspettando che io gli faccia questa applicazione, però, come dire, beh, non sono stato di parola, e quindi per cui l'idea è fare questa cosa qui. Poi in realtà qui ci sono alcune problematiche che non sono affrontate, ma che io vorrei fare, ovvero ad esempio dalla possibilità di catturare il nome dell'immagine dai parametri passati, in modo che potrei su un'immagine tasto destro fare chiamare il programma e dirgli quale immagine visualizzare, senza che venga in un certo senso avviata la richiesta di visualizzare un'interfaccia o qualcosa del genere. Adesso qui non so se usa, non l'hanno messo il sorgente, non ho controllato, ma mi sembra che non l'abbiano pubblicato da nessuna parte su GitHub, quindi ce lo dovremmo un po' fare, però ce lo possiamo anche fare, quindi da parte nostra, quindi step by step vedere. Ovviamente è un programma molto semplice, però, come dire, rientra sempre un po' nell'ottica di vediamo un po' di cose, vediamo quanto è facile farlo, e poi magari lanciamo la sfida a qualcuno di farlo con Rust o con, perché l'idea di FireMonkey è farla anche funzionare su un cellulare Android, ad esempio, quindi vediamo, perché secondo me ci chiederà veramente poco sforzo. Per cui usiamo Delphi 11 perché non possiamo usare altre versioni, quindi facciamo un'applicazione, in questo caso come sempre abbiamo la scelta, quindi facciamo una cosa a modi tutorial, almeno per le parti conosciute, così quando andiamo a creare un nuovo progetto abbiamo sempre la scelta di applicazione VCL, che è la libreria specifica per Windows. Infatti qua vediamo che c'è solo il simbolino di Windows, in quanto è una libreria che fa da wrapper delle API di Windows, quindi non è una libreria comunque legacy, è una libreria moderna, c'è supporto agli stili, ai temi, alla title bar, a mettere le azioni nella taskbar, a fare tutto quello che ci si aspetta da un'applicazione Windows moderna, quindi, però è solo Windows, quindi è un wrapper delle API di Windows. Package è una libreria particolare perché è in un formato come dire, compatibile con Delphi e da usare con applicazioni Delphi. La DLL è la classica libreria per Windows, quindi statica con funzioni da invocare. Il package è una DLL, come dire, con qualche cosa in più. Ecco. La console application, la classica console di comando. Servizio Android non ho mai provato a farne uno, e potrebbe essere interessante testarlo, una live di queste. Devo trovare un espediente per cui fare questo servizio, ma è curioso che si riesca a fare anche questo. Multi device è quella che ci interessa, cioè un'applicazione visuale, tanto come l'applicazione
Windows VCL Application, però che funziona virtualmente su usa libreria FireMonkey, che è una libreria grafica cross platform, e funziona virtualmente su tutte queste piattaforme. Al momento non c'è, non mi ricordo se ho installato anche FMX Linux, però virtualmente anche su Linux, che io qui posso testare usando VSL, cioè il subsystem di Linux che ho su Windows, che poi fa partire l'applicazione Linux emulandola dentro Windows. Quindi hai Windows che emula Linux, dove lancia un'applicazione Linux che è integrata nell'ambiente Windows. Un giro veramente incredibile. Comunque, quindi noi creiamo la VT Device Application e come sempre ci chiede ok di che, se vogliamo partire da zero oppure da un'applicazione 3D oppure da un'applicazione con header e footer. Con i tab partiamo da zero, anche perché ognuno di questi template, l'applicazione è sempre la stessa, però vi aggiunge già qualcosina pronto da utilizzare. Vado con la blank, quindi tabula rasa, partiamo da l'IDE, sarebbe molto più veloce, quasi istantaneo. Qui è molto lento perché c'è OBS che gestisce la live, che tiene tutta la CPU, e quindi è un pochino, è per quello che risulta lento. Ci ha già creato il progetto più una finestra vuota che noi possiamo già iniziare a progettare, e quindi siamo già pronti per partire. Andiamo a salvarlo, quindi mettiamo, facciamo una cartella image viewer, lo chiamo, quindi questa la chiamo image viewer forms main, che è il nome della unit, e questo lo chiamo image viewer e basta, che è il nome del progetto. Ok, stavo pensando, ma se poi lo metto su Android, la selezione dell'immagine non la posso fare con la dialog, volevo fare in un altro modo. Ok, però vedremo. E poi qui non abbiamo le dialog, sì. Sì che ce le abbiamo. Curioso, sono anche compatibili con tutti i sistemi, quindi forse funziona anche su Android senza colpo ferire, vediamo. Ok, quindi seguiamo anche il tutorial. Adesso questo magari lo sposto così non ci dà fastidio. Qui andrebbe a creare un progetto VCL e aggiungere un T-Image. Nel nostro caso facciamo la stessa cosa, però abbiamo l'image control, fa qualcosa di più rispetto all'image. Magari questo ci dà qualche feature in più rispetto alle cose che possiamo visualizzare, che possiamo fare. Quindi metto un image control, al momento lo lascio lì, in realtà dovrei allinearlo probabilmente nel tutorial. Mi dice stretch property from false to true, ok, giusto, perché qui non ha la proprietà stretch, ma probabilmente ce l'abbiamo nel bitmap animation. Non mi interessa, mi interessa il bitmap. Scale, fit, resize, non c'è lo stretch, non mi ricordo dov'è l'opzione per vedere. Aspettate che facciamo un attimo un raffronto, tanto poi le possiamo, non c'è nemmeno qui la proprietà stretch, ma c'è il wrap mode. Qui non c'è wrap mode, no. Partiamo allora con questo intanto, così vediamo come fare. Ok, quindi abbiamo un equivalente dell'image, anche se non è ovviamente quello della VCL, perché questo è cross platform. Quindi qui mettiamo fit, invece mettiamo stretch per il momento. In realtà fit va anche bene, perché nell'articolo si parla di come regolare le dimensioni per farlo stare all'interno del
come dire, del nostro, della nostra finestra, però in questo caso già supporta la possibilità di fare degli stretch, quindi di ridimensionare l'immagine con... Ok, quindi l'image ce l'abbiamo. Che altro dobbiamo fare? Questo che sta qua a fare? Non lo so. Sì, perché ho proprio tutta la RAM da spendere. Ok, spostati qui. C'ho troppa roba aperta. Ok. E dicevamo, dice Open Image, Open an Image, c'è l'Open Picture. Ok, allora, quindi lui la va a allineare su tutta la finestra e poi aggiunge la Open Picture Dialog. Quindi qui fa un align client e si estende dappertutto e poi aggiunge la open, non c'è la open picture dialog ma c'è una open dialog che può essere probabilmente configurata in qualche modo, vediamo, faremo qualche test per vedere poi come funziona. As we want picture, elements, non metteremo pulsanti, ok, giustamente. Per aprire un'immagine facciamo un doppio clic sull'immagine, quindi anche qui possiamo scegliere se mettere il doppio clic qui oppure se spegnere il test e quindi lasciare passare sotto l'eventuale evento dell'immagine. Allora qui mettiamo la nostra picture image, qui mettiamo, chiamo open dialog, questa la chiamo, è la finestra, la chiamo name main form, caption image viewer, ok. Tra l'altro diventa ancora più semplice con FireMonkey perché metterla tutto schermo e fare certe cose viene praticamente gratis, quindi per cui adesso lancio un comando in chat. Amici! Amici! Amici, che tempo fa, Melegnano! Allora, ok, quindi un doppio clic sull'immagine, tra gli eventi avremo sicuramente lì. Però il doppio clic è un po' pericoloso, preferisco il tap, perché se andiamo su mobile è vero che basta un clic, quindi però sul tap così ci basta toccare per avere il scegliere l'immagine e penso che sul desktop poi, se non ricordo male, diventi, venga tradotto con il clic, quindi per cui andiamo, facciamo, brighiamo, quindi on tap, quindi qui sta costruendo il nostro codicillo picture image tap, quindi dico che se la open dialog execute, quindi se l'utente conferma, dovremmo andare a caricare nella image, nell'image picture image load come si chiama, bitmap o multi resolution bitmap, load from stream, abbiamo, ok, quindi però questa dovremmo caricare dallo stream. Sul mobile che cosa ci dà? Ci dà sempre un file name o ci dà ad esempio dei content o qualcosa del genere? On folder o can close, type change, execute, vorremmo avere un file name anche qui, mi viene da dire. Non l'ho mai usato questo componente su... ho usato le azioni per... ah giusto, tra l'altro ci sono le azioni probabilmente, scusa. Prima diamo un'occhiata alle azioni, che ci sono quelle incorporate, sicuramente ci sarà qualcosa tipo seleziona da una gallery, seleziona da file. Il problema è che non funzionano. Le azioni sono comandi che potete definire nella finestra ed eseguire
quando fate clic sui pulsanti o sui menu. Questo per le cose più comuni ci sono delle azioni già incorporate, cioè quando faccio una nuova azione scrivo il codice io, se prendo una di quelle standard vuol dire che vado a pescare da una rosa di azioni già preconfezionate e già inserite, che ovviamente file exit, hide up, qui c'è light bindings, qui c'è media library, take photo from library, ok, questa azione potremmo utilizzarla. Io sarei per far scegliere un file, però sono curioso di vedere come funziona la scelta del file anche su Android. Take photo from library action, quindi viene scritta così. Select photo, c'è un nome lunghissimo così, select photo action, e questa potrebbe stare qui e fare, come dire, gestire eventualmente l'eventualità che insomma faccia schifo la open dialog su mobile. Quindi in questo caso avremo la nostra if def, cioè avremo una costante di compilazione condizionale che ci permetterà poi di fare ok, quindi torniamo sull'events della picture image. Succede, pensavo fosse il gatto che okay. Il gatto che si aggira e chiede insistentemente da mangiare. Allora, prima tanto proviamolo su Windows, poi dopo vediamo. Quindi, allora, se non selezioniamo, allora esci, altrimenti andiamo ad aprirci il file, quindi file stream, o più banalmente stream, tfile stream create open dialog file name, ok, poi andiamo a distruggerlo quando abbiamo finito di utilizzarlo. Facciamo picture image load from stream, il nostro stream, ok, qui manca qualcosa, probabilmente mi sta dicendo, sì, fm open read, ok, abbastanza? Boh, ok. E qui bisogna vedere se è ok per funzionare. E dove posso andare a vedere pictures? C'è un po' di pictures che potrei utilizzare, ok, quindi potrei usare queste, ok, vado a vedere, quindi l'ho allineato, vediamo cosa, intanto cosa combina, se funziona il caricamento. Sul tap e sul desktop non funziona, quindi però c'è un altro, il tap ha un altro, però c'ha le azioni, il picture no, non ce l'ha l'action, quindi niente, dobbiamo, facciamo così, procedure load picture. Ok, la andiamo a implementare, spostiamo questa roba qui dentro, qui mettiamo load picture, e nel caso del desktop facciamo che ci voglia il doppio clic come suggeriva load picture, così run since debugging, che mi fido, compila, quindi va, no, giusto, quindi. Allora vediamo, ok, doppio clic funziona. Dov'è che ho messo quei file? Qui dentro c'erano un po' di immagini, ok, provo con questa qui,
in Val String Format. Ah, ci vuole. Dobbiamo includere anche forse le. Senza forse. Le unit di JPEG. Che non si scrive così, ma si scrive. Non mi ricordo. Tra l'altro, forse lo dice anche nell'articolo. Nel blog, perché. Il supporto alle immagini, ci sono delle unit da includere. Sì, dovrebbe essere JPEG. Could not compile, mi sembra strano, non è JPEG. Forse questo è della VCL e quindi non forse FMX Graphics. Non mi ricordo, però per vederlo penso che sia sufficiente che noi carichiamo un JPEG nell'immagine. Multi resolution bitmap, ok, c'è questo simpatico editor. Andiamo qui e gli dico caricami anche il JPEG. Vai in questa cartella, caricami questo. Ok, vedi che ti piace, quindi se ti piace e me lo fai vedere sotto vuol dire che adesso lo salvo giusto per aggiunto il aggiunto questo, però vedo però aspetta, forse lui si aspetta di caricare. Sei sicuro che l'Open Dialog sia per Android? In realtà no, però se vado a vedere l'Open Dialog qui nella palette Open Dialog, se non funzionasse su Android non me la proporrebbe. E qui dice, no, forse c'hai ragione, perché dice macOS Windows, macOS, ARM, Linux, e quindi no, su Android non funzionerà mai. E quindi non sono sicuro e ho letto male perché non è tra le piattaforme elencate, quindi perché vedo che mi presenta solo praticamente Windows e Mac desktop. Quindi, ho aperto Delphi e mi dice che non è per Android. No, infatti non è per Android. ce ne sono. Ma infatti avevo questo dubbio, però ho detto lo vedo lì, magari dietro le quinte, però effettivamente sulla piattaforma mobile dovresti chiamare l'azione che richiede, cioè dipende da cosa vuoi, se vuoi un'immagine ti dice ok la scatto o ti do la galleria, quindi cioè, l'azione non è apro un file, perché non puoi aprire un file dove il diavolo ti pare, o meglio sì, ma in certi percorsi mettendo le directory, però non ti fa scegliere da quelle su Android non ti fa navigare, ti dice ok vuoi un documento, vuoi una foto, quindi galleria o macchina fotografica, quindi alla fine tu gli devi chiedere su Android apri un'immagine, per cui su Android non funzionerebbe, quindi però c'è perché comunque su Mac, sul desktop funziona, quindi lì ci dovremmo inventare qualcosa e quindi per Mac quindi te la fa vedere. No, di solito quello che non è cross platform non lo mettono. Però a tutti gli effetti questo lo è, perché funziona su più piattaforme, cioè Windows e Mac, non lo è per Android, non è per iOS, quindi... Quindi dobbiamo andare a prendere un... E quindi questo load from stream, temo, non funzioni anche per un altro motivo, ovvero che non supporta... cioè dovrei caricare un multi resolution bitmap in Valley Stream Format. Ok, qui devo fare un'altra cosa, un altro tipo di cosa, quindi devo item load from stream save to stream, devo aggiungere un che bello questo help, come si vede bene il nuovo help, finalmente che ci siamo tolti dalle scatole il maledetto Explorer, quindi adesso vediamo correttamente, quindi
Esiste anche Open Picture Dialog, in questo caso se funziona su Android. È solo VCL, Open Picture Dialog, quindi non funziona, perché allora scale to which the file respond, new item is created, the right name of the file. Ok, when loading, transparent views. Perché questo è multi resolution bitmap, quindi però c'è anche la proprietà bitmap load from stream. Se voglio vedere banalmente un bitmap dovrei poterlo riuscire a fare. Vediamo. No, per Android quindi dovremmo inventarci qualcos'altro, ma appunto già incorporato l'azione. Ok, nel bitmap PPA. Perché load from stream del multi resolution vuol dire che vuole caricare da un file uno stream che contenga i dati del multi resolution bitmap e non dell'immagine. Non vuole un JPEG, ma vuole un file binario che contiene n immagini con le varie versioni per n scale, cioè per n, per la, diciamo, la scale 1, lo scale doppio, quindi le varie versioni del bitmap di diverse dimensioni in base a quelle che sono le grandezze. Quindi si aspetta un formato di un file che non è un file immagine, ma un file suo che lavora in questo modo. Ok, quindi qui funziona, quindi qui possiamo eliminare, anche perché salvandolo mi tira fuori un sacco di cancelliamo tutte le informazioni di design time, quindi partiamo proprio da zero. Ok, abbiamo visto che funziona. L'ideale sarebbe provarlo. Allora, su Android c'è questa particolarità che ho cambiato telefono, quindi sto usando il mio telefono più vecchio e non quello vecchio vecchio, quindi sto usando un telefono con una versione di Android un po' più aggiornata rispetto a quella che ho sul vecchissimo Honor, quindi questo è un Samsung un po'... Sono tornato ad Honor, ho preso l'Honor 90, molto... mi piace di più del Samsung, non dovevo spostarmi in un'altra marca. Però una cosa che non ho ancora configurato, ti manca tanto così da configurare non rompere, tethering USB, trasferimento file, Android Auto, USB, ok, dovrebbe essere collegato, beh c'è in debug, però dovrei vederlo anche qui sotto Android. Refresh, fa vedere se compare, non compare, quindi vuol dire che non sono nel... non sono nella modalità giusta, probabilmente. C'è il tethering USB, trasferimento di immagini, trasferimento di... consenti debug USB, flip, consenti, ok, quindi l'ho reinstallato, faccio un refresh e dovrei vederlo, è un bel Samsung. Comunque il image control, anche l'action, oh, interessante a sapersi, quindi così forse posso sfruttarlo. Infatti il T-Image è uno shape molto primitivo, quindi, ed è anche per Android, sì, è di FireMonkey. Dopo lo vado a guardare e faccio il replace, perché sicuramente mi agevola. Quindi questo è il telefono collegato. Se io lancio il mio mitico screen copy, non sono sicuro che funzioni, perché non funzionava. No, non ha funzionato, quindi non so che errore ha dato. Quindi come faccio? Ci
sono nella palta più appaltante, quindi apps, screen copy, apri percorso file, ok, Windows Terminal, scrkp è quello che ci permette di vedere il assertion error. Allora, one file push skipped, device Samsung, exception on thread main, display token must not be null. Sono mai riuscito a farlo partire sul su questo telefono, quindi forse è il momento di affrontare anche questo problema. Allora, mi carico il mio browser, scrkp, vediamo se qualcuno ha già risolto la problematica. Faccio vedere che mi rendo partecipi delle mie ricerche. Ok, il mio errore è esattamente questo. Can't turn screen on. Could you try replacing in this file? Forse c'è anche una versione aggiornata che magari converrebbe scaricare. Che dite, che dite? Latest. Non volevo cliccare su di te, che probabilmente sei magari il main contributor. Screen copy to receive notification. Questo che è? Server? No, che roba è? Qual è di questi? Non mi ricordo. Win64, scarichiamo questo e vediamo cosa succede. Anzi, scarichiamoli tutti. Scarichiamo tutto GitHub, via. No, probabilmente questo è sufficiente. C'è un moscerino che sta volando. Sarà attratto dal lead chiaro? No, perché uso lead scuro. Ok, open a terminal here, adb, qui c'è un sacco di robine. Facciamo questa cosa che lo rinomino, mi tengo questa copia per ogni evenienza e poi qui dentro invece ci salvo i file della nuova version. Vediamo se per caso hanno già risolto il problema. Hanno risolto il problema, ok. Questo è il mio telefono. Non ha il colore di Twitch a caso, perché sembra anche bello veloce, bello, bello, come dire, bello reattivo. Ma l'ho associato al mio account. Credo che c'è un altro avatar, quindi tutte le app sono aggiornate. Strano, perché vabbè, ci sono solo quelle, come dire, già installate, quindi ok, fantastico, perfetto. Quindi abbiamo, perché mi piacerebbe anche riprovare la storia del, anzi dopo la provo, quella del dispositivo dell'impronta biometrica, che sul vecchio non andava, secondo me c'è qualche problema di. E poi ho scoperto una cosa riguardo all'Android template. Sapete quel file XML che viene creato per ogni progetto con dentro il manifest in cui ci sono delle parti che vengono sostituite? Ho scoperto che i miei progetti non andava mai perché tende a prendere la versione che si trova in una directory e quando trova quella non l'aggiorna, ed è rimasta sempre quella vecchia di versioni precedenti di Delphi, quindi non veniva mai aggiornata e non funzionava mai perché uno dei placeholder veniva sostituito, ha cambiato nome, quindi lì c'era rimasto il vecchio
e quindi dovevo sempre andarlo a rimuovere, e a quel punto funzionava, sì, non c'era particolari problematiche, però il problema è che il template che veniva usato era sempre quello vecchio. Per far metal nuovo basta cancellare il file e viene rigenerato. Dove si trova quel file, come tutta la procedura, ve lo dirò prossimamente, perché ci faccio un bloggettino con tutti i dettagli che ho trovato sul sito, così diciamo che me lo tengo in mente io, però se qualcun altro dovesse incappare nella stessa problematica sa come risolverlo, e quindi con tutta la procedura dettagliata. Quindi questa era solo un'anteprima, ma farò questo post così sul mio blog, che si trova a questo indirizzo, e dove trovate già dei webinar e delle altre cose mie, eccetera, quindi dovremmo poterlo riuscire a lanciare anche su Android. Però prima di lanciarlo, ovviamente non sarei in grado di aprire un'immagine, provo a togliere l'image e a mettere l'image control, che ha la sua action. Ok, quindi in questa action noi potremmo fare questo select photo, solo che questo non funziona sul desktop, quindi come dire, dovremmo avere due azioni che facciano due cose diverse. Quindi abbiamo anche l'altra azione, vediamo se abbiamo standard action, take photo, open file open, no, qui non c'è, giustamente perché non è una cosa che in un certo senso. Possiamo anche avviare una chiamata, bellissimo, un'azione di invio. Però vediamo sul desktop che cosa combina quando clicco qui dentro, visto che adesso l'evento non gliel'ho agganciato, gli ho agganciato solo l'azione. Secondo me non fa una mazza. E missing operator, ah giusto, c'è il codice che è rimasto da aggiornare. Ok, questo invece lo rimuoviamo, quello lo lasciamo, anzi no, è da rimuovere anche questo, perché vediamo con cosa sostituirlo. E quindi declare but never used, ok, va bene. Quindi se clicco, doppio clic, triplo clic, non fa niente perché non funziona. Quindi noi dovremmo fare in realtà così, fare questa azione select photo action e fare un'altra azione standard. So, qui sono in media library perché questa è la categoria di default, ma c'ho solo queste due azioni. Facciamo, la chiamiamo open photo action, ok, in questo modo abbiamo le due versioni, e qui dentro ci mettiamo il codice che c'avevo dall'altra parte, che poi select photo non gli ho detto cosa fare quando ho scelto la foto. Quindi allora la open photo action fa questa bella roba qui, well, e qui andiamo a fare image control, la chiamo di nuovo picture image, così picture image load from file, ok, ancora più comodo, open dialog file name, e fin qui quindi possiamo gestirla anche così, e siamo ok. Load picture lo eliminiamo. C'è un'azione di MMX che fa un delete method, yes, grazie. Ups, è un po' che ho perso la chat, ciao Vision, non
non avevo visto, ero girato, guardavo lo schermo e quindi ho visto solo adesso. Ben arrivato, è un po' che non ci si trova qui, ma giustamente si fanno le vacanze. Vacanze, James Bond, si è mai preso una vacanza, quindi... Load from file, file name, bla bla bla, quindi ok. Quindi open foto è questa, quindi open dialog e select photo. Praticamente però quando noi facciamo creiamo la nostra form, dovremmo andare a mettere qui un qualcosa tipo if def android, che ho scritto fi def, else and if. Quindi se abbiamo Android picture image action 2 punti uguale a cos'era, select photo action, altrimenti in realtà dovremmo mettere Android, iOS eccetera eccetera, ma vabbè. Cioè, come si fa normalmente nella VCL, immagino che anche qui ci sarà una serie di if def, esatto, quindi proprio questo volevo, una cosa del genere, quindi faremo, guarda, lo copio da lì, è ancora meglio, quindi se siamo su Android e iOS, azione di selezione foto, altrimenti gli mettiamo la open photo action e normalmente è associato a open photo action, perché per testare la testiamo sul open photo action, la testiamo sul desktop che è un po' più comoda quantomeno. Ok, quindi lancio il tutto e vediamo, quindi se qui clicco lancia la action che mi chiede l'immagine, seleziono, ci ho cliccato un'altra volta, no, ah, perché ho cliccato sotto mentre prendo un altro click, forse devo mettere un handle da true, o sono io che ho cliccato, no, è lui che ne lancia due, ma non è che c'è l'evento assegnato. Un click, mi sembra che lo eseguo due volte, eh? Questo è un po' strano, come mai lo eseguo due volte, curioso. Strano questa cosa. No, qui non ho un handled, quindi non aspetta, non è che open photo action, no, è un action normalissimo. Strange, very strange, molto strange. Adesso provo a rimuovere questa, fammi capire se per caso è legato al fatto che c'è un doppio, magari un bug, che mi sembra strano che richiami due volte l'azione.
Spiego questo, apri. No, me la eseguo due volte. Mi fa due volte il click e non so perché. Sono curioso. Sono curiosa, sono molto curiosa di questo baghettino, però quindi non è legato al fatto che sembra fare il doppio clic più di una volta, a prescindere dal... Però è curiosa questa cosa. Picture image. Però possiamo andare a vedere nel controllo come avviene. Qui c'è il click. Ah! Enable open... Ah, c'è una sua open dialog. If enable open dialog, ok. Quindi gli possiamo agganciare un'azione, ma di default il click andrebbe a caricare un'immagine. Se non lo spegniamo, enable open dialog false, ok. A questo punto sarebbe interessante fare questa prova. Seguitemi, potrebbe essere che questo controllo abbia già, ad esempio, quando viene fatto il click, faccia già la show open dialog nel modo consentito dalla piattaforma. Adesso vado a vedere show open dialog, open dialog, open dialog create. No, mi sa che Get filter string usa la open dialog come prima, quindi non funzionerà su mobile. Quindi, però questo è interessante, perché io potrei fare così, ovvero dire che normalmente non gestisco questa open dialog, non gestisco questa azione, non gli do un'azione, una action. Non gli do un click da eseguire, non faccio nulla. Gli dico di usare la Open Dialog e quindi, come dire, di quell'azione non ho bisogno, perché se lancio il mio programma, la Open Dialog me la fornisce il controllo, quindi io non assegno un'azione. Se clicco, tira su la dialog e mi fa selezionare l'immagine e poi me lo visualizza. Adesso continua a fare il doppio, non capisco perché, però è presto detto. Adesso tolgo questa azione. Open photo action. Allora, questa direi che non mi serve più. Ah, la continuo a fare perché a runtime gli assegniamo questa azione. E lascio solo questa. Perché probabilmente su Android l'open dialog non funziona, quindi se faccio un click o un tap non fa nulla. Ma lo proviamo, quindi proviamo a vedere com'è la situation. Come la situa, come direbbe qui la situa. Quindi adesso mi dovrebbe chiedere l'immagine una volta sola. No, adesso si incazza come una iena. Perché ti incazzi come una iena? Perché ho fatto la struzzata di rimuovere dal codice il campo e non l'ho rimosso anche da qui, quindi non carica il tipo, però nella componente c'è ancora, quindi dovevo farlo dall'editor visuale e così mi avrebbe rimosso anche il resto. Ok, clicco, provo l'immagine, prendo questa, doppio clic, la segna e non succede nient'altro, quindi ok. Clicco, ne scelgo un'altra,
e vedo quella e quindi ok. Proviamo su Android. Ok, save, run without debugging. Vediamo se arriva in fondo a tutto il giro. Qui abbiamo il nostro fedele screen copy che gira. Dovrebbe arrivare in fondo anche il link, spero, perché questa volta il template dovrebbe essere quello corretto, quindi non dovrebbe avere dei problemi particolari. Aligning, packaging, signing, spoofing, crunching, installing, launching. L'app è partita, ok, è centrata perché non l'ho allineato il controllo, ok. Se clicco qui sopra però non succede una favela come atteso. Sei fiducioso, run senza debugging, certo. Compila quindi va, quindi non succede niente, ma è quello che mi aspettavo. Aspetta che provo anche dal dispositivo, ma ok. Perché? Perché il motivo qual è? Che appunto lui integra in automatico l'open dialog, quindi cliccando l'open dialog è abilitata. Quando su Android clicchi lui dice apri l'open dialog, ma l'open dialog non fa una mazza su Android, quindi non vedo niente. Quindi questo righina di codice che adesso è attiva perché siamo in quell'ambiente Android o iOS dovrebbe assegnare l'azione select photo, quindi open dialog lo lasciamo a true, chi se ne frega. In questo caso però, essendoci l'action, a netto che esegua o meno l'open dialog, dovrebbe anche farci selezionare una foto. Mi sono dimenticato di mettere però il codice per impostarlo sul, cioè ok, quando ho scelto la foto come fa ad arrivare sul componente se non scrivo il codice. Events, cancel taking, action exec, finish taking, track. Abbiamo addirittura il bitmap già, quindi neanche il file, ci arriva direttamente l'immagine. È giusto perché magari la si può scattare, la si può caricare da Dropbox, cioè le funzionalità. Quindi io faccio un pictureimage.bitmap, assegno a image. Questo dovrebbe scatenare l'assign. Se no lo facciamo noi in maniera esplicita. No, però questo se è nil poi si incazza, quindi facciamo così. Tanto c'è il set bitmap, giusto? Qui c'è il set bitmap che andando dentro fa bitmap assign value, ok. Comunque è diverso da nil, quindi dovrebbe comunque funzionare lo stesso, ma va bene così. Quindi aspetta, prima di fare run gli vado a dare align client, ok. Poi scusa, giramelo, no, va bene anche in verticale, tanto ben che vada c'avrò le immagini in verticale. Non so se ho immagini qua sopra onestamente, però provo a vedere se c'è qualcosa. Dunque, come si arriva alla galleria? Nessuna immagine o video, mannaggia, ma neanche le... neanche tipo le immagini di sfondo? Vabbè. Vai con la build. Intanto io mi bevo. Mi è apparsa una notifica che forse c'è anche una pubblicità in corso, qualcosa del genere. Ok, abbiamo il nostro accidente, faccio tap. Read external storage have not been granted. Ok, ci manca uno dei diritti. Mannaggia, mannaggia.
sono dimenticato questa cosa. Allora, andiamo qui nelle opzioni di progetto, user permission, storage, runtime user approval, storage. Non posso chiederlo al volo. Approfondirò questa cosa. Allora, vai, torna dentro che così cerchiamo. Storage. To external storage. To read from external storage. True. Questo è true, quindi perché mi rompi le scatole? All configurations. Questo è true. Che ci manca quindi? Read query. Gallery. Set user più biometric, vibrate, vibrate user access, media location. Read calendar con log external storage social stream save ms push write signature sembra tutto ok run without debugging ma è strano questa cosa. Prima mi è apparso un avviso, un banner che ci sono gli ad forse che girano di Twitch. Spero che non rompano troppo le scatole. Perché se lascio i banner attivi, gli ad attivi, ci sono delle opzioni, insomma, sono un po' più visibili, però se rompono troppo le scatole li elimino, bisognerebbe sabbarsi per eliminarli, ma non vi chiedo tanto, anche se c'è il September, quindi allora lancio questa applicazione. Ah, scusate, non avevo visualizzato il, allora qui read external storage not being granted, eppure gliel'ho dato. Sembrava di averglielo dato, mi sembra di averlo accompagnato, come diceva. Allora, a parte che potrei anche, come dire, vado un attimo qui. Allora, informazioni, così si vede, autorizzazioni, effettivamente non c'è richiesta, forse perché era quella più, tra me la progettata magnetica, beh, insomma, meno male, perché di solito quando io guardo altri canali arriva sempre sul più bello, quindi posizione, telefono, notifiche, storage, forse è cambiato nome, consenti, conferma. Chiaramente l'ideale sarebbe, la lancio da qui, così non c'è neanche un elemento, non c'è neanche una foto. Fammene copiare una qualunque da qui,
cavolo ne so, copia, ce l'ho collegato in USB, forse riesco a vedere pictures. Ok, già comparsa. C'è quest'icona di Android, certo che da caricare, vabbè, si vede. Quindi clicco, mi fa scegliere la cosa, clicco qua e la carica. Ok, it works. Diciamo che lo sfondo bianco è un po' un pugno in un occhio, potrebbe essere più conveniente metterlo scuro, però parte della cosa è stata fatta. Gli unici ritocchi che farei sono usare come fill un colore solid e scuro, tipo un bel black. Forse la picture image non è trasparente, a meno che non la si metta così. C'ha il suo fill? Oppure non mi hai considerato la modifica? Non lo so, vediamo. E line none, sotto è nero, quindi è la picture che non ha una parte di fill. Questo è un po' strano, però giustamente perché ha la proprietà action opacity, però anchors bitmap empty size style name, magari c'è uno style trasparente, image control style, ma quello è il default, quindi non gli diciamo nulla di più, è quello che prende di default, quindi non è influente. Visible touch style lookup, forse dovrei customizzare lo stile. Stilizziamo il default così. Image control style, background, c'è il background che ha non ha un fill, quindi formato da un image. Image control style, opacity, cavolo, da nessuna parte c'è scritto che è colore bianco, quindi come te lo imposto? Non lo so, ma ben presto lo saprò. Ah, qui c'è il sus lookup, Windows 10 style name background, quindi dovrei cambiare lo stile del background, ma io tiro via questo, tiro via anche questo, style object image style name image. Forse c'è un modo più pulito per farlo, però adesso provo a vedere cosa ci salta fuori. Tanto alla peggio, no, non voglio, scusa, non voglio salvare il apply style. Ok, chiediamo yes, apply changes. Sembra che forse l'ho ingannato, e vedete che i componenti come questo sono l'unione di sottocomponenti, ciascuno con un suo stile che è il default, quindi andando a editare lo stile potete cambiare il set di componenti che ne fanno uno più complesso, o la rappresentazione del componente in sé o di uno dei sottocomponenti, cioè si può cambiare tutto a livello grafico. Quindi stylebook lo lascio lì, picture image gli metto align client, metto che il form full screen a true, questo va bene per il desktop ma anche per il mobile in realtà, quindi se lo faccio eseguire ancora su Windows dovrebbe venire uno schermo completamente nero e cliccandoci ci dovrebbe caricare un'immagine, quindi cioè tutto buio come dice Patrucco.
se scelgo questa immagine, boom, la vedo ovviamente riscalata nello spazio che abbiamo a disposizione, però si vede. E mo come lo chiudo? Lo chiudo con un Alt F4 oppure banalmente vado qui. Ci vorrebbe magari una gestione di un tasto ESC che e su qui su mobile non si vede niente perché è spento il. Se trasferisco questa simpatica, qui c'è il nostro style book, ok, con gli stili, così siamo riusciti a rendere trasparente anche l'immagine. Se vado a trasferirlo a 32 bit al telefono, dovremmo vederlo così anche sul nostro telefono. Torno su, ok, forse mi copre anche la barra sotto, va tutto schermo, dipende un po' dal... Andrebbe autorizzato, credo, per andare a full screen in totale. Però, quando è finito dovrebbe partire. Infatti, deploying. Chiaramente la compilazione su Windows è istantanea, su Android ci vuole più tempo perché c'è un passaggio da un compilatore, diciamo, di back-end e un altro che sta in fondo che poi fa la versione Android dell'applicazione. Ok, lo splash screen, ecco, l'applicazione sta usando la modalità schermo intero, sono nascosti, rotando lo smartphone, dovete trascinare, quindi il full screen funziona e qui mi dà anche l'indicazione, quindi carino che mi spiega, scusate c'è la mia testa in mezzo, che spiega anche come fare per ripristinare i pulsanti che non sono visibili, quindi dovrei fare così. E mi dice ok, vedi che hai capito che così li ripristini. Quindi qui no, ancora bianco e rimane bianco, a parte che l'ideale sarebbe ovviamente visualizzare un'immagine da subito o mettere un wallpaper, quindi come dire ci sta. Ah, forse è bianco perché non ho applicato lo stile anche alla parte Android. Ok, scelgo questa. E vedo, sì, vorrei vedere tutto nero, ma in questo caso se faccio così recupero i pulsanti, però sento anche il click, quindi giustamente perché non riesco col mouse a farlo tranquillamente. Sì, dovrei definire lo style book valido anche come piattaforma. Come platform dovrei metterla, diciamo, dovrei cambiare quella del default. Quindi Windows 10 desktop, dovrei fare una cosa del genere, fare un copy, andare qui. Probabilmente fare un, se riesco, un paste, andare sullo stile desktop, toglierlo e tenermi solo un default che va bene per tutti. Vuoi applicare yes, quindi questo dovrebbe rimanere per tutti e dovrebbe anche funzionare a questo punto su Android perché Android giustamente sceglie lo stile Android se c'è o il default, mentre la mia modifica riguardava lo stile creato per Windows 10, quindi lui ha ragione, cioè lo stile Android non c'era e quindi nel default lui considerava giustamente la parte di il default perché non c'era una versione Android, quella di Windows l'avevo modificato. Adesso ho messo gli stili nella parte dello stile di default, ho tolto quello per Windows, quindi rimane solo il default che dovrebbe essere quello che viene preso come valido nel momento in cui... Ok, no, non tengo via tutto schermo, vediamo se riesce a portare a termine l'installazione e il lancio. Okay, me lo sta lanciando, adesso è tutto nero giustamente, quindi se clicco prendo l'icona, la vedo, ci sta. Se faccio
questa cosa qui non dovrebbe sentire, come dire, il click su questo controllo, però effettivamente è un po' brutto il fatto che io abbia messo, cioè, questo è per far vedere che funziona anche su mobile, ovviamente, però mobile non ha molto senso. Magari un doppio tap ha più senso, ecco, come per evitare di toccarlo accidentalmente, così le varie, le, come dire, le selezioni non vanno a finire su pictures. Prendo la picture, ok, la fa vedere e perfetto, chiudi tutto. Quindi funziona anche su questo Android con il suo manifest corretto, eccetera eccetera. Very 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 beautiful. Quindi, ricapitolando, il codice necessario è questo, cioè mettiamo un image e l'allineiamo e siamo a posto, perché è un open dialing incorporata, quindi se siamo sul desktop e clicchiamo ci fa scegliere l'immagine e poi la carica in autonomia. Se siamo su mobile, l'open dialing non funziona, quindi if def, quando compiliamo per Android, assegniamo un'immagine alla, un'azione alla picture image. Questa azione non l'abbiamo codificata, ma in realtà è un'azione che c'è già ed è già implementata, che vi attiva il selettore da galleria della foto sul dispositivo Android o iOS, quindi è già tutto fatto praticamente. E l'unica cosa che dobbiamo fare sull'azione è intercettare quell'evento che viene scatenato quando mi dice did finish taking, cioè quando abbiamo scelto definitivamente la foto. Questo evento ci passa l'immagine, quindi ovunque, da dovunque arrivi, dovunque sia presa, dal disco, dal, da un servizio remoto, cioè quando nella galleria avete scelto la foto, arriva dentro la foto, quindi non abbiamo neanche a che fare con un percorso. Andiamo a impostare come beep sull'image e l'image ce la fa vedere, quindi mettiamo il full screen sul form, la mettiamo di sfondo nero e a questo punto abbiamo il visualizzatore di immagini, che è un po' quello di cui si parlava nell'articolo sul blog. Nel blog si usava la VCL, quindi l'immagine è un po' più limitata perché non c'è, VCL non nasce come libreria grafica e ci sono diverse scamotage per fare, come dire, massimizzare la finestra in base allo schermo, quindi fare in modo che occupi, che non abbia, come dire, la barra del titolo. Ecco, su FireMonkey questo full screen, che è stato inserito più che altro per il mobile, viene utilizzato anche dal desktop per fare, diciamo, le operazioni, cioè ti mette una finestra tutto schermo anche sul desktop, quindi anche su Windows ha questa feature in più, che non che sia difficile da ottenere nella VCL, basta dirgli di spegnere le icone della barra del titolo e alla peggio potremmo anche intercettare un messaggio Windows, quindi, come dire, è un problema, ma con due righe di codice si risolve. L'applicazione non è che faccia un granché, però, come dire, già col drag and drop di due componenti e una riga, secondo me questa cosa dovrebbero farla integrata nell'image control, cioè questa cosa di dire se siamo su Android, su iOS, fai questo tipo di azione, perché a quel punto sarebbe simpatico attivare le gesture con due dita per avere lo zoom. Sì, ma questo forse è integrato addirittura nel controllo dell'image, perché c'è un touch manager, c'è, cioè un gesture manager, e forse alcune cose sono già incorporate, però potrebbe essere interessante dargli un'occhiata per vedere se è anche vero che qui negli eventi abbiamo l'on gesture, ci dice quante dita ci sono, quanto si allargano, cioè quali gesture gestire, o meglio, col gesture manager noi gli andiamo a dire praticamente qui quali gesture, zoom, pan. Forse queste sono già addirittura gestite, sarebbe interessante provare, c'è anche il long tap, il double tap, quindi abilitandole dovrebbe già rilevarle in realtà, però poi bisogna vedere qui sul long gesture catturarle, quindi c'è, cioè, quello zoom penso che fa sì che sia abilitato già il rilevamento dello zoom con le dita
sul controllo, però forse non fa automaticamente lo zoom, ma solleva l'evento dove dice: ehi, guarda che è stato eseguita questa gesture, le due dita che si allargano, con questo valore. Poi sta a noi, come dire, gestircelo. Però potrebbe essere interessante sperimentare se per caso è qualcosa di già che funziona o meno. Ma secondo me dovrebbe trasferirsi all'evento. Cioè lui ti dice: guarda, ha fatto questa gesture, quindi le puoi mettere custom, tipo ci disegni un S sopra, quindi una cosa non gestita, però zoom, pinch, rotate, cioè prendo le dita e faccio così, dovrebbe già rilevarle, però dovrebbe trasferirle su un evento, cioè non è che lo gestisce, lo gira, secondo me. Se facesse già tutto, cioè saremmo, come dire, come direbbe un mio collega di lavoro, saremmo nel ventre della vacca, come dice della serie. Saremmo, come dire, a bollo, avremmo già tutto fatto, quindi. Però sono curioso di provarlo. Adesso provo a caricare questa immagine, provo a zoomare, no, non sta facendo niente, quindi forse non l'ho neanche abilitato. Assign Gesture Manager, quindi, ma mi sembra di ricordare che sia così. Diverso invece sulla list view, che ha il pull to refresh o quelle cose lì, dove sono già gestite, cioè quando lo fai la lista si abbassa, si alza, e c'è già un evento dove ti dice: è stato fatto il pull to refresh. A quel punto lì tu puoi andare a aggiornare i dati e fare delle cose, e gestire appunto la gesture. Quindi qui secondo me indagherò, ma mi sa che la cosa inizia e finisce qui, come, e quindi non fa tutto quello che dovrebbe fare. È anche vero che probabilmente trasferirlo, traslarlo, cioè unire i due puntini è questione di poco, cioè basta prendere il valore e applicare uno zoom. Tanto qui basta nello scale, se metto un valore, qui metto uno, metto due, e già in tutte e due metto al doppio. Oppure gestirlo con animazione, quindi fare un animate, così la cosa non è istantanea, ma è vero che comunque se faccio la gesture mentre la faccio arrivano tutti i valori, dovrebbe seguirlo abbastanza correttamente. Però sì, mi dovrei documentare un attimo per capire come effettivamente si può gestire questa roba qui. E volevo provare un'ultima cosa, già che ci sono tempo addietro, se ce l'ho qui da qualche parte il mio biotest, forse si chiamava, non mi ricordo come si chiamava, biotest, esatto, che aveva questa finestra per testare il lettore di impronte, visto che qui ce l'ho. E quindi vorrei capire, allora, questo manifest template lo rimuoverei da qui, ma lo rimuoverei anche dal progetto, così ce lo prendo aggiornato. Dovrebbe ricopiarlo dal percorso aggiornato, dove si trovano tutti gli altri. Adesso provo a fare una build, anzi annulla un attimo, che provo, ok, provo a fare una run, ok, così voglio vedere se il problema che c'era sull'impronta era legato al mio telefono che stavo usando, che era un po' vecchiotto a tutti gli effetti, nonostante altre applicazioni funzionassero correttamente. Quindi dovrebbe aver ricopiato il manifest, ho usato probabilmente quello di default, forse lo troverò qui quando lo troverò, vediamo se riesce a fare il link. Intanto comunque dovrebbe usare quello aggiornato, quindi dovrebbe funzionare correttamente. Così mi lancia l'applicazione qui e poi provo a vedere se, perché ho visto filmati dei demo anche live dove c'è chi l'ha fatto, quindi forse è un mio problema, non lo so, però praticamente l'applicazione si chiudeva e quindi
però qui dovrei andare a vedere poi sui diritti se ho ancora tutto, però vabbè, adesso faccio un test e mi deve rigenerare tutto quanto, spero che riesca, ma è già in signing, quindi dovrebbe aver già fatto l'applicazione. Installing, parte l'applicazione, ok, quindi c'è detail, qui si sposta, ok, test autenticazione biometrica, mi ha dato il rosso, vuol dire che non ha attivato i diritti, poco male, vado a attivarli io. Notifiche bloccato, non è che c'ho un telefono un po' tanto blindato, come sospendi apps inutilizzata. E come si fa ad avere l'accesso, consentire l'accesso? No, ho capito perché non va, perché qui non ho ancora definito le impronte e quindi non le ho ancora inserite, quindi non sono utilizzabili. Non ora. Chiudi. Impronta. Cercami le impostazioni, grazie. Impronte di vita, sì, ok. Allora, andiamo in sicurezza, informazioni, no, non è qui, dati biometrici, attiva protezione dispositivo, non mi rompere le scatole, sample account, no, posta blocco schermo, no, protegge smartphone se mi è smarito, no, dati biometrici, impronte digitali, continua. Protezione PIN, metto un PIN tipo 9999, continua, è facile da indovinare perché contiene, oh, sei veramente, usa comunque 99999, ok. Registra. Secure by Knox, quindi registriamo. Oh, sto mettendo sempre allo stesso modo, non so come faccia. Sto premendo dentro il cerchio, che vuoi? Un po' pignolo, il ragazzone qua. Ok. E ci siamo. Fatto. Attivare sblocco remoto. Annulla. Abbiamo un'impronta, quindi adesso la possiamo utilizzare. In teoria. Parco, chiudi tutto, biotest, ok, ora funziona, perfetto, ha funzionato, quindi il problema era sul mio telefono più vecchio, dove non funzionava, quindi ok, adesso è diventato verde, quindi è corretto, it works, perfetto, perfettissimo, mi piace.
Ah, non fa vedere. Non fa vedere sul video la, l'interfaccia del, della cattura del, della, dell'impronta, ma funziona. Adesso dà il colore verde perché è ok. Very, very easy, very, very good. Quindi ora funziona, corretto. Non fa vedere, quando mi chiede l'impronta non fa vedere, qui oscura tutto, ovviamente per motivi di sicurezza, però quando metto il dito, adesso mi dice, no, non è questa, se premo, ok, sblocca e mette il colore verde, vuol dire che è andata a buon fine la, la, l'autenticazione. Quindi questo test cosa fa? Chiamo Authenticate sul componente. Il componente ha un evento fail dove mette il rosso, un componente success dove mette il verde e basta. Questo multiview headmaster è nascondi, il visualizza nascondi di questa lista qui, quindi questo qui tech che non si vede, ah perché c'è qui la, quindi qui passa dall'uno all'altro, fa tutto questo bel giro e con due righe di codice si fa l'autenticazione biometrica. Molto molto bello, molto molto comodo. Questa è una bella, questo è come dovrebbe essere, un bel componente. Autenticati, vai, chiedi l'impronta, andata a buon fine, sì, è fallito, no, e fai tutto il resto, quindi senza colpo ferire. Molto molto interessante, quindi era un problema di compatibilità probabilmente con la mia versione di Android che era un po' vecchiotta, o magari del template che non era, che escludeva alcune cose, per cui siccome lo andavo a correggere a mano sbagliando impediva di fare certe cose, quindi molto bello. Quindi ho provato anche questo, non era un problema generale, anche perché l'ho visto utilizzare, quindi ero quasi, che fatica, ero quasi convinto che ci fosse, magari avevo un problema io, effettivamente era un problema mio. Adesso riproverò magari rifacendogli il generale manifest, vedendo se c'è qualche differenza, perché probabilmente forse il problema era quello, ma screen copy funziona, ok, almeno possiamo usare per le prove un cellulare un po' più aggiornato, perché effettivamente il mio vecchio Honor ormai c'è 5-6 anni. Interessante comunque le applicazioni andassero bene o male, quindi che fosse ancora, però c'erano un po' di glitch, iniziava un po' con l'aggiornamento dell'API, chiaramente diventa un po' più difficile. Il nostro visualizzatore di immagini l'abbiamo fatto, vediamo se la prossima volta proseguire questo oppure fermarci qui. Adesso io torno nell'altra schermatina così vi posso salutare, non so in quanti saremo meno tra i bot, perché a volte ce n'è anche dei bot che non riesco a distinguerli e non capisco onestamente, visto che non scrivono, perché ci sono questi bot collegati al canale, ma vabbè, sono teoricamente anche nascosti, quindi potremmo vedere se c'è qualcuno a cui fare un ride. Quindi, boh, giusto per dare un'occhiata, per vedere chi c'è, chi non c'è. Adesso provo, dovrei non avere problemi con la mia linea, perché adesso ho una super fibra, sono riuscito a disdire anche Telecom, e quindi hanno nicchiato un po' di, per un po' di tempo, ma alla fine, come dire, dovremmo avercela fatta, quindi vediamo un po' cosa fare. Non lo so, avete dei suggerimenti per qualcuno a cui fare, in realtà qualcuno a cui fare il raid ce l'avrei, che ho iniziato a fare un follow da un po' di tempo. I bot sono ogni dove, ma sapete che diavolo servono da un certo punto di vista, cioè nel senso, non, siccome non spammano per fortuna, e quindi se vuoi un giocatore di scacchi novello
Segui tutti i giocatori di scacchi. L'ultima volta quello che abbiamo redatto non è stato molto contento, perché l'abbiamo distratto e quindi si è... No, non si è incazzato, però era talmente concentrato che non ha neanche considerato, come dire, il... non lo so, di avere come dire, ma sì, non salutato, quindi... Però ci sta, perché giustamente giocare a scacchi non è come dire... guardavo, perché non mi ricordo a questo punto come si chiama. Adesso lo vedo qua, così facciamo un ride. Ci stanno problemi di lentezza su Twitch. Ottimo, perfetto, così sono proprio soddisfattissimo. Quindi sarebbe anche la Dana, ma mi sa che sta chiudendo, quindi questo è novello, e appunto è ancora più delicato, quindi niente, potremmo provare, vedo che sta giocando, no, uno sviluppatore Java che ho... in realtà poi stream, ci stanno almeno 40 secondi di ritardo, accidenti. Beh, lì potrebbe anche essere un po' colpa mia, perché ho aumentato un po' il delay, siccome ogni tanto ci sono delle cadute, però forse potrei rimetterlo com'era, perché come dire, il raccolgo dati da chat, per cosa ne facciano non si sa. Ah, ok, buono sapere. Quindi lurcano per statistiche, poi dopo guardano che fai e se ne faranno qualcosa. Stranissimo. No, dicevo, potrei anche probabilmente ripristinare il ritmo solito, ridurre la latenza, perché comunque la connessione è abbastanza bonita, e quindi e dicevo, seguivo questo che giocava a Phasmophobia, in realtà poi quando ho salutato, sono sviluppatore anch'io, sviluppo in Java, e quindi adesso stanno giocando a Dead by Daylight, che è un gioco che a me non piace proprio tantissimo, però come dire, potremmo raidare lui, è la prima volta che l'ho già salutato, quindi come dire, andiamo a vedere. Fanno per giocare, quindi forse sono anche in stasera è colpo di Twitch, ne ho le prove a provare. Sì, a volte comunque succede che non funzioni, che ci siano dei problemi anche alcune sere. Ho provato delle live, non erano proprio il massimo, come dire, quindi niente, dai, prepariamo il raidino, e come sempre quindi vi ringrazio della partecipazione, degli aiuti, rimanete per il raid, così andate a conoscere anche questa persona che gioca bene, programma bene, si propone, quindi e noi ci vediamo, direi, la prossima settimana con qualcos'altro, ma i canali ormai li conoscete, li sapete tutti, quindi sapete già tutto. Quindi vado, preparo il raidone, raid channel, e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti e grazie mille e buonas noches, alla prossima, ciao.